Giuseppe Cilento. Giuseppe Cilento viene dal Cilento, sì, rappresenta la cooperativa Nuovo Cilento di San Mauro Cilento. Di San Mauro Cilento, quindi siamo nel Cilento, molte delle persone che sono qui, c'è anche il parroco, il sindaco che poi saluteremo. Lei è venuto qui a farci assaggiare l'olio che fate voi? Sì, sì. Come si assaggia quest'olio? Allora io invito soprattutto i consumatori a non assaggiare, innanzitutto a odorare, cioè a utilizzare molto di più l'olfatto, perché pensate, l'olfatto ci dà la possibilità di cogliere 10.000 profumi e nell'epitelio olfattivo noi abbiamo i 2/3 delle cellule ormai atrofizzate, perché siamo diventati Homo erectus e non abbiamo più utilizzato il naso. Ok, vado. È vero, però, e adesso mi devi dire che cosa senti. No, adesso non mi faccia così. Sento l'olio. Ma senti il profumo dell'oliva qua dentro? Sì, o no? Sì, sì, sento il profumo dell'oliva. Benissimo. In effetti è vero che sembra, odorandolo, non l'avevo mai fatto, sembra di mangiarlo, sembra di assaporarlo. Sembra di assaporarlo. La lingua ci dà 5 possibilità di capire, e al centro della lingua praticamente non capisci niente. Per assaggiare devi puntare la lingua contro i canini e fare così, allora, e m'ha poi fatto un pressione. Sì. Ho pensato, mi sembrava l'insetto con la lingua, il geco. E però poi senti a un certo punto in gola gli antiossidanti, e qui venga la Laudato Si. La Laudato Si ci aiuta moltissimo a entrare nel vivo del dibattito che si sta facendo oggi sugli OGM. Cioè, c'è un passaggio fondamentale nel capitolo 4 che dice: tutto è connesso. Praticamente la natura forma delle reti inestricabili che noi facciamo fatica a riconoscere e a comprendere. Che significa questo? Che un territorio forma i profumi, i sapori e forma anche i marcatori antitumorali.